la sanificazione dei locali, di Poste, tutti. Io capisco che sono 30-20 mila uffici in tutta Italia e tutti insieme non è possibile, però è bene cominciare a farla e molto probabilmente, io spero che non sia tardi, però comunque va fatta velocemente, velocemente. Negli uffici postali di Arezzo a rischio la salute di lavoratori e cittadini nei giorni dell'emergenza coronavirus, sindacati in allarme per le condizioni di lavoro di chi si trova all'interno degli uffici postali. Per la consegna della posta è stato deciso di lasciare la corrispondenza in cassetta anche degli oggetti a firma come raccomandate assicurate ai pacchi, ma una misura che non può bastare, servono guanti monouso, mascherine filtranti, anche perché, dicono i sindacati, non possiamo dimenticare coloro che lavorano all'interno degli uffici di recapito e gli stessi autisti. Negli uffici postali le misure preventive non sembrano sufficienti. Ha acquistato mascherine, guanti, gel igienizzante, però deve... Ancora deve arrivare questa roba e deve arrivare, indipendentemente dalle mascherine, ma io posso anche dire non mi metto i guanti, ma ci deve avere i gel, se non ho i gel gioco forza, però Poste in questo caso oggettivamente ha dimostrato di essere il solito pachiderma di sempre, perché poi le disposizioni ci sono, ma bisogna anche diciamo chiarirle in maniera precisa, sia con il personale sia con la popolazione, perché le problematiche sono sempre quelle che il DPCM cerca di evitare, quindi la sanificazione dei locali, la distribuzione di gel e sapone, limitare poi al massimo gli spostamenti delle persone fisiche, mantenere la distanza, evitare l'affollamento all'interno degli uffici. E per questo, sì, non basta mettere un cartello fuori, bisognerebbe anche dire alle persone che stanno dentro gli uffici, perché se no solamente grazie a loro si mantiene le persone fuori, la distanza e tutto. Però Poste, oltre a mandargli un cartello, il che va anche bene, ma gli va spiegato che il cartello va tappezzato l'ufficio. E oltre a questo, siccome le persone vanno sensibilizzate, perché giustamente no, perché non è nemmeno comprensibile che oggi come oggi le persone non si rendano conto di in che situazione siamo, che è una situazione drammatica, è una guerra. Il governo, le scelte sono due, o si decide che si chiude tutto e si fa tutto come one, il che può essere una soluzione, o se altrimenti bisogna in effetti sensibilizzare la popolazione, che anche entra in Poste, ma non solo, perché il problema non c'è solo in Poste, c'è se vuoi comprare il pane, se vuoi al supermercato, cioè non si deve derogare da quelle regole, perché è l'unica nostra salvezza.